Bentornati amici del canale ed eccoci finalmente con un nuovo video. Torno a distanza di una settimana perché sono stato un po' impegnato e di conseguenza non ho avuto modo di registrare più che altro tempo perché sai quando ti capita che devi fare un po' di cose insieme. Poi tra l'altro ho anche sistemato il computer, quindi finalmente ce l'ho. E niente, adesso riprendiamo con i video e oggi ci andiamo a fare una bella sbarbata con un prodotto che mi è stato regalato dal caro Umberto, che ringrazio nuovamente. Umbè, veramente grazie di cuore perché mi ha fatto tantissimo piacere questo gesto. Mi ha regalato questa, la Taylor al pompelmo Grapefruit, che c'ha un aroma spettacolare, ma è una cosa sublime, raga, veramente sublime. Formato quello grande da 150 grammi. E cosa ci andiamo ad abbinare a questo prodotto? Allora, volevo fare una cosa un po' a tema sulla fragranza, quindi come pre-barba ci andrò a mettere il proraso bianco, che come fragranza è lime e mela verde, però comunque ci sta molto molto bene. Poi come rasoio Edwin Jagger DE86BL, eh sì, 86 non 89, abbinato con una lama Sputnik. La lama Sputnik me l'ha regalata invece il caro Leonardo. Vado a provare anche loro. Come after ci vado a mettere questo che mi portò Andrea dalla Thailandia. L'ho usato anche in qualche video fa, però anche lui come fragranza ci calza a pennello con la grapefruit, in quanto questo è il limone. Come pennello sta qui a mollo il cavallo Zenith, ed è molto che non lo utilizzavo. Ma basta perderci in chiacchiere e passiamo subito all'applicazione del pre-barba in viso. È quasi finito, però non credo che lo ricomprerò, perché ce n'ho talmente tanti comunque da smaltire che se mi metto a ricomprare questo, stiamo da capo a 12. Ah, innanzitutto, già ero partito così. Questa è la barba. Barba dei 4 giorni. Purtroppo prima, mentre mi stavo a tagliare i capelli, perché sì, mi sono dato una sistemata, mi sono squartato qua con lo sciapetto per andare a pulire queste zone qua. Ma vabbè, speriamo che non mi sgarro pure dopo, perché se no riprendo a sanguinare ed è un bel casino. Ma tanto comunque già c'ho pronti i cerini emostatici. Ok, pre-barba messo. Adesso lo facciamo agire, intanto io comincio a svuotare qua la ciotola dell'acqua col pennello, così proviamo insieme sta Taylor al pompelmo. Vi ripeto, la fragranza promette veramente bene, è qualcosa di squisito. Poi comunque, come ho già detto prima, si sposa anche molto bene con la fragranza del proraso bianco e dell'aftershave al limone. Quindi adesso possiamo passare direttamente alla fase di prelievo, così vediamo come si comporta a livello meccanico. Andiamo a stapparla, che poi le Taylor hanno la particolarità di avere sia il tappo a vite che quest'altra copertura qui. Andiamo a prelevarla. Io di solito la Taylor, essendo molto morbida, la prelevo col dito e la metto dentro al ciuffo del pennello. Prendiamone non troppa. Ho dato anche una scrollata al pennello e la andiamo a pasticciare dentro. Andiamo a sparpagliarla su tutto il ciuffo. Ciuffo del cavallo che è veramente morbido. Ed ecco fatto. E adesso siamo pronti per montare in ciotola. Un attimo che mi risciacquo la mano perché altrimenti... Mamma mia, senti che svampa! Spettacolare, troppo troppo buona. Quindi, mi ero dimenticato di chiudere pre-barba, ma rimediamo subito e cominciamo a vedere come risponde subito questa Taylor montata con un pennello in cavallo. Ovviamente ho usato sta ciotola qua perché quella in legno è troppo piccola per questo ciuffo. Allora, come si può subito notare, va decisamente aggiunta acqua, poca. In questo caso la metto direttamente sul ciuffo del pennello,
e riprendiamo a montare. E vedete che già la sinfonia cambia. Tanto comincio subito a sci. Tanto io qua monto, così almeno. Vedete che già sta cominciando a fare un bello schiumone. E direi che ci siamo. Ciuffo bello carico. In ciotola ce ne sta abbastanza, pre-barba come vedete si è quasi assorbito del tutto, procediamo all'applicazione in viso. Come potete vedere il ciuffo è veramente morbido, si apre veramente molto bene. E comunque anche facendo questo movimento alla imbianca il muro, devo dire che offre un buon massaggio in viso. Prendiamone un altro pochino dalla ciotola. Applicazione completata. Ripeto, ciuffo veramente morbido. Mi piace veramente tanto. Come sapete, comunque, ho sempre avuto ottime esperienze con pennelli Zenith, sia con quello in maiale, che ho il B06 mi sembra, manico rosso, sia con questo ciuffo in cavallo, che infatti ho sempre consigliato. Adesso, dopo aver fatto l'applicazione in viso, passiamo a tagliare Edwin Jagger con lama Sputnik. Ovviamente partiamo dal verso del pelo. Non so se dal video si capisce, ma già con questa prima piccola passata ha tagliato veramente tanto. Vediamo se si capisce da qua. No, è tempo perso perché tanto non metterà mai a fuoco. E procediamo sotto. Allora, prima passata completata, come avete visto sono stato anche abbastanza veloce, perché devo dire che sta Taylor fa scorrere rasoio in una maniera eccezionale. Non ti lascia il viso troppo grasso e non mi sono irritato minimamente in questa prima passata, ma meglio così. Adesso mi sciacquo e facciamo la seconda applicazione. Seconda spennellata. Ah, al volo, vedete? Ha tagliato, ma è ovvio che qualcosa è rimasto. Seconda applicazione fatta. Facciamo questa seconda passata. Sì, facciamo un po' di contropelo, un po' di obliquo, sapete, io faccio di solito qui obliquo, poi sotto contropelo e do anche una rifinita poi in più punti, quindi cominciamo.
Allora, come hai visto, ho mischiato un po' di versi, però devo dire che il risultato è veramente eccezionale. Pare che non mi sono ammazzato. Buono, buono, buono. Allora, sistemata veloce alle basette e ai contorni del pizzo. Leviamo la schiuma in eccesso. Oh, io direi che ci siamo. Bello liscio. Me vado a sciacquare. E così applichiamo l'aftershave e poi tiriamo le conclusioni insieme di questa rasatura. Eccomi tornato dal risciacquo e questo è il risultato. Raga, uno dei migliori mai ottenuto. Veramente soddisfatto. È rimasta pure un pochino di schiuma dentro la ciotola. Dopo con calma mi sciacquo tutto quanto. Andiamo ad applicare subito l'aftershave cologne della Saint Luke thailandese, che come ben vedete è vero. Adesso vi lascio l'inci di questo prodotto, anche se è molto molto e ripeto molto basilare. Eccolo qui. E andiamo a metterla. Tappino, sembrano veramente le vodka quelle piccole. Fortunatamente c'è anche il dosatore e splash volgare. Stranamente nemmeno brucia più di tanto oggi col fatto che non mi sono irritato. Però questa la devo dire. L'altro giorno è venuto l'amico Davide, non Davide quello che è comparso nel video, un altro Davide. Quello mi ha dato la Lea, la Nivea, perché mi ha dato una mano ad assemblare il computer nuovo e lo ringrazio nuovamente. Grazie da. Si è messa a annusare un po' tutte le cose che c'avevo e mi ha detto: guarda, questa qui ci sta a bomba con la Taylor al pompelmo. E te posso dire una cosa, ci avevi proprio ragione, perché ci stanno veramente a pennello, tanto per rimanere in tema. Veramente ottima. Comunque, regà, comunque ho sistemato il computer. Sicuramente la qualità dei video salirà un attimino. E di conseguenza potrò portare anche cose un po' più differenti, potrò fare magari anche sbarbate in tandem, ovvero in due o più persone, magari anche altre cose simpatiche che però non ve voglio dire per ora perché deve essere appunto una sorpresa. Ah, poi cosa non meno importante, ancora non l'ho scritto sul gruppo, ma penso che lo scriverò appena uscirà il video, verso metà marzo vorrei fare la seconda cena del gruppo. Quindi, se siete disponibili, cominciatemelo a far sapere. Poi, ovviamente, farò il post inerente a ciò su Facebook. Però, magari per voi di YouTube che appunto non avete un account Facebook, ve lo dico da subito, così magari me lo potete dire anche qui sotto nei commenti oppure per messaggi privati. O io abbondo perché tanto. Mannaggia a te, Andrea, è troppo buona sta cosa. E però, vedi che comunque, se non t'ammazzi. Nemmeno è poi così infuocata, perché sì, un po' è normale che pizzica, ma non come l'altra volta con le Wilkinson, che lì veramente me l'ho spaccato. Quindi, regà, reso conto di questa rasatura, pre-barba bianco dell'avoraso che si è comportato bene, non mi ha mai dato grandi soddisfazioni, ma oggi devo dire che comunque è il compitino suo, se l'è fatto. Fragranza comunque molto buona, che mi piace. Lime e mela verde. Abbinata molto bene con il pompelmo della Taylor, crema veramente fantastica. Capisco perché ne ho sentito sempre parlare bene. Ho provato sia quella all'avocado che mi ha regalato Giovanni, sia questa qui al pompelmo di Umberto e devo dire che veramente sono due prodotti fantastici. Fantastici, consistenza molto morbida, infatti vi consiglio di metterla dentro al ciuffo.
Oppure si potrebbe fare che si spalma un po' in viso e poi si comincia a montare. Sarebbe da provare, in un prossimo video farò anche questo. Comunque ti offre un'ottima protezione in viso, ottima scorrevolezza e non ti lascia troppo unto o viceversa secco. Sta nel mezzo, il che ti permette comunque anche magari di tirare la pelle per fare bene il contropelo. Passando al pennello Zenith in cavallo, morbidissimo, penso che l'avete visto anche dal video. Un pennello che si trova sui 25-26 euro. Penso massimo 30, che però li vale tutti, dal primo all'ultimo. Veramente consigliato. Rasoio Edin Jaeger DE86BL. Si è comportato benissimo. Lama Sputnik, ottima, grazie Leonardo per queste. Molto taglienti, allo stesso tempo scorrevoli, perché sapete ci sono delle lame che ogni tanto si inceppano, ma evidentemente presentano un'ottima affilatura. Per concludere, Colonia. Ma lo sapete come la penso su sto prodotto, fantastico. E grazie anche a te, Andrea. Regà, questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, pollice in su. Mi raccomando, ricordatevi sotto in descrizione, pagina Facebook, gruppo Facebook, link agli acquisti su Amazon, se possibile. Mi raccomando, rimanete collegati perché arriveranno altri video. Purtroppo mi sono dovuto fermare una settimana per ovvi motivi, che però non vado a stare a dire perché sennò vi ammazzo le palle. Quindi, regà. Noi ci ribecchiamo nel prossimo video, buone sbarbate a tutti quanti e ciao!